Io spingo più fare questo tipo di servizi perché poi i clienti mi dicono sì, ho aumentato il fatturato. Ho fatto una... Parlo tanto, eh? No, no, devi parlare, sei tu il mio ospite, quindi devi parlare. All'inizio Scherzi. ho fatto diciamo un piccolo progettino con un cliente e normalmente, senza sto a spiegare adesso tutta la cosa, normalmente lui di venerdì pomeriggio aveva un incasso di 1700 euro in media. Soltanto quel venerdì con quel progetto è arrivato a 2009. 2009 poi ha avuto diciamo, una rendita per 2 settimane perché era una, diciamo, un progetto per 2 giorni però legato poi altre 2 settimane. E quindi ha avuto, non solo poi sapendolo, altri clienti mi hanno chiesto ma perché non lo fai anche per me questa cosa? Può però internet in qualche modo rendere passiva la ricerca? Non so se rendo. Cioè, io cerco qualcosa, però non ho le idee chiare. Non so se Beh, rendo. internet ti mostra quello che vuole. Sì. Ti mostra quello che vuole. Diciamo, se c'è un network, diciamo un gruppo che paga fior fior di euro a Google, quindi se tu cerchi appunto una sciarpa e c'è il gruppo famoso che paga parecchio Google per stare in prima posizione, è normale che quando digiti sciarpa mi esci tu per primo, quindi è Certo, tutto... deve comunque sia in qualche modo essere facile. Sì, cioè È una chiave della facile. ricerca. Deve, ricerca facile, semplice. Sì, Perché è fondamentale, credo. esatto, deve essere facile. Non molto architettata, comunque ci sono delle parole chiave ovviamente da mettere, però sì, deve essere facile. Easy proprio, La semplice. cosa migliore è esplorare la via della semplicità fino in fondo, aprire ogni aspetto, nonché l'intima costituzione. Per eliminare da un prodotto le parti inessenziali, occorre comprendere in profondità l'essenza. Steve Gran capoccia. Jobs. Grande capace. Che pensi dell'Apple o di quello che hanno creato? Hanno creato un mostro, una macchina da guerra, ma veramente una macchina da guerra. È partito dalla semplice idea e poi si è sviluppata in tutto quello che adesso c'è veramente parecchi hanno l'iPhone, parecchi hanno l'iPad. Tutto quello che è Apple con AI hanno, cioè tutti adesso ce l'hanno. Quindi penso che hanno condizionato il mondo Sì, hanno cambiato anche il occidentale. punto di vista in qualche Sì, modo, perché anche il come modo di parlare. certo. Anche il modo di parlare. Anche Zuckerberg comunque ha cambiato il modo di parlare. Tipo, fino a qualche anno fa non richiedimi l'amicizia. Siamo già amici, richiedimi l'amicizia, oppure ti taggo, Sì. ti condivido, cioè, L'evento, so, cioè le cose l'evento, sì che poi adesso non so più eventi perché l'evento è una cosa appunto ogni X, adesso è sempre un evento, quindi ha perso anche poi il valore, secondo me, però comunque sì, Steve Jobs, Zuckerberg comunque hanno cambiato il cambiato mondo, davvero, sì. sì, ma non c'è politico, oddio, i vecchi che hanno proprio... Parliamo di decenni fa, durante le guerre, così. Quindi, però nell'era attuale sono loro i veri che hanno stravolto il mondo. Sì. Solo loro due. Ad oggi. Non c'è né i grandi potenti da adesso, parlo da Obama a qualche... Vabbè, senza fare... Non voglio Senza scendere in far nomi, politica. non serve. Qualche persona che a me non mi piace del sud-est asiatico, così, o del mondo, vabbè, perché dopo si trascende, quindi non meglio non parlare. E comunque loro sono loro i veri che hanno cambiato il mondo. Sì, sono d'accordo. È importante che ci siano comunque degli angoli di assistenza per un prodotto, Sì. secondo te? Cioè, tu parli, diciamo, persone dedicate. Compro questo, voglio l'assistenza per questo. Sì. È Ci deve molto essere importante. perché è molto importante, perché per vari aspetti. Allora, primo, perché poi anche qua è una cosa contraddittoria. Allora, come c'è l'assistenza per l'iPhone, quindi c'è il negozio specifico
telefono, quindi ovviamente crea lavoro, crea questa cosa, ma anche furbi, tipo ovviamente sempre l'Apple, che ha creato dei negozi specifici per fare l'assistenza, per sistemare queste cose. Quindi è importante. Importante questa, non dico sinergia, però costituzione di... Sì, sì, perché comunque al mondo d'oggi è importante il lavoro, quindi crea anche lavoro. Mm-hmm. Quindi è importante, sì. Tornando un po' a quello che ci siamo detti... Crea dei professionisti comunque del settore, che non è... Non tutti possono fare. Da noi a Spoleto si dice, dico una cosa in dialetto. Vai. Ognuno lavoro suo, o ruba le pecore. Quindi, in pratica, ognuno il suo lavoro... e il lupo alle pecore, diciamo. Quindi è importante che ci siano professionisti del settore, certo. Quindi l'assistenza. Tornando ai discorsi che ci siamo fatti inizialmente, come paragoni te personalmente, Alessandro, la parola al mezzo digitale, la parola tra le persone alla scritta che leggi sul computer o su Facebook? Ah, quando scrivono, come la paragono? Dipende chi è, dipende chi scrive. Cioè sì. La stessa cosa, la equiparo nello stesso modo in cui se me la dice di persona, se me la dice, dipende da chi è. Certo. Quindi non c'è, se l'ha scritto su Facebook o su altri, su internet, non è che ha più valore o meno valore, no. Dipende come è postato. Sì. Vedi, anche tu sei postata adesso. Postata. Internet però a volte viene scambiato tra mezzo e fine, ossia internet è un mezzo. Sì. Però viene scambiato per fine spesso. Sì. Questo penso sia una delle cose più brutte delle giovani generazioni o quant'altro. Sì, condivido. Come vedi le prossime evoluzioni del tuo fare e dell'uomo? Come immagini le prossime evoluzioni? Su di me? Su me stesso? Sul lavoro che fai, quindi... Ah, è un continuo evoluzione! E nella comunicazione tra le persone, insomma... È una continua evoluzione, quindi io, come dicevo prima, sono un pivello ancora, quindi... sicuramente sarà difficile, soltanto i più forti riusciranno veramente a stare ancora nel campo, quindi vedo che sarà sicuramente una battaglia difficile, quindi perché ogni giorno, ogni 6 mesi, hai visto, esce l'iPhone 5, poi poco dopo il 6, cioè non fai mai in tempo che sei vecchio, che tra sei virgolette, vecchio. Sì, esatto, sei vecchio, quindi anche nel lavoro ti devi evolvere sempre, quindi se stai studiando un progetto, dopo 5 mesi già quel progetto è diventato vecchio, non ha più quella pill. Puoi controllare una piccola cosa se sul microfono vedi la luce verde? Mi alzo. È un piccolo particolare perché ho avuto delle noie una volta, è verde? Sì. Oh, vai, perfetto. Lascio così, guarda. Dimmi. Ti dicevo, quel progetto che hai fatto 5 mesi fa, ad oggi è obsoleto, quindi... La tecnologia avanza, quindi non... Grillo ha detto una cosa interessante, ha detto ci vorrebbe il wifi dappertutto. Dappertutto, sì. Credi in questo? Sì. Purtroppo non è ancora così, perché chi pensa che fa male, cioè non è che stai costantemente sotto, diciamo, all'apparecchio. Radiazione, eh. Poi se guardiamo... Tutto fa male, anche l'auto inquina, le sigarette fanno male, anche quello che mangiamo a volte fa male, quindi se uno guarda tutto questo, cioè, veramente sta chiuso dentro casa, anche quello poi fa male. È vero. Certo. Io odio stare chiuso dentro casa, anche se magari non ho niente. Ma un giorno ci puoi stare. Ma meno ci sto e meglio è, ti parlo di Giacomo, attenzione. Io odio la stasi. Anche io, però arriva un momento che forse sì, di nascita arrivi proprio sclerato e quindi un giorno tranquillamente dalla mattina, è capitato qualche giorno fa perché
ero pieno proprio, non ne potevo più, volevo staccare dalla mattina alla sera, giusto la domenica. E sono stato a casa, entro a letto, dormito, tranquillo. Quindi, siamo persone, abbiamo bisogno di E quindi, tornando al discorso di prima, sì, il wifi, la rete in tutto, deve essere sempre, tutti devono avere la possibilità di essere connessi. Sì. Sì. E poi può aumentare la sicurezza, questa cosa? Nel senso... Di sicurezza di polizia. Di ordine pubblico? Di ordine pubblico, sì. Perché no? Dovrei pensare come sviluppare. Dice sì, mi collego al sito, faccio una chiamata, però a quel punto faccio anche una chiamata. Sì, anche. Dipende da. Dipende, sì. Sì. Ci dovrei studiare, aspetta. Ti dico sì, però nel frattempo penso. Quindi. Ti affascina l'idea che per contenere un computer una volta serviva una stanza? Sì, no, erano cose enormi. Enormi. Io quando ho preso il mio primo computer c'era lo schermo, una cosa bestiale così. Io tutto contento, questo grande schermo. Invece adesso con una cosa piccolissima, basta vedere l'iPad, no? Che ecco, sarà grande come questo. Comunque, o anche i nuovi TV Color. Guarda, io adesso guardo il tuo, che è bellissimo. Tanti anni fa non si poteva pensare a una cosa del genere. No, impensabile, no. Sì, quindi si affascina tutto. Perché secondo te la tecnologia raddoppia? Ossia, ho uno, poi faccio due, poi faccio quattro, poi faccio otto. Perché pensano in binario. Perché spesso c'è una... Quello che hai detto tu è binario. Binario. Sì, sistema binario. La tecnologia si basa su quello. Mm-mm. Quindi 1, 2, 4, 8. Perché quando l'ho studiato a scuola, per scrivere ad esempio 1, era 0, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 1, 4, oddio aspetta, 1, mi ricordo poco, sono passati tanti anni, comunque c'era la professoressa nella testa così. Cosa pensi del sistema di dettatura vocale? Tipo i messaggi dell'iPhone? Sì. Che con un tasto e parlando puoi dettare quello che scrivere. Beh, a livello tecnologico è buono. Però se pensi adesso abbiamo perso anche l'abitudine di scrivere. Quanti adesso dicono oddio come scrivo male a penna, non ci riesco più perché a forza di scrivere a tastiera, poi se non facciamo più neanche a scrivere a tastiera, ma dettiamo, veramente è una cosa molto pigra. Sì. Però comunque è buono anche quello. Sì. Allora, è buono anche quello. Allora, caro Alessandro, abbiamo raggiunto quasi 30 minuti della puntata. Cioè io non neanche mi sono accorto, è volato in 2 secondi. 38 secondi, quindi siamo alla fine. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Piacere di averti conosciuto. Piacere mio. Spero che sia stato bene. Benissimo. Grazie. Allora, ricordo a tutti il canale YouTube, youtube.com/thepourparler. Utilizzate la tecnologia come mezzo, non come fine. E per il resto vi auguro buona vita reale. E non fittizia. Esatto. Di nuovo, ciao. Salve.